La rete museale della Via Flaminia, partita nel mese di maggio con la nomina della nuova direttrice della rete, la dottoressa Vanessa Lani, sta operando sempre di più con una serie di iniziative coordinate. Ecco che parte da ottobre un'iniziativa molto interessante di trekking tra i musei e i luoghi della cultura della rete della Via Flaminia. Iniziamo nell'ex chiesa del Gonfanone, Sala Moss, il 15 dicembre. Ai Colli al Metauro, poi ci sarà il Museo Archeologico Corsi a Cantiano il 22 di ottobre, il Museo Archeologico della Via Flaminia a Cagli il 29 di ottobre, la Chiesa Santa Maria delle Grazie Gallerie Romane a Fermignano il 5 di novembre, il Museo del Palazzo Malatestiano a Fano il 12 novembre, l'Antiquarium Pitinium Mergens ad Acqualagna il 19 novembre e infine il 26 novembre il Museo Archeologico Vernarecci a Fossombrone. Una serie di incontri, la possibilità di fare trekking, di ammirare il nostro bellissimo paesaggio e poi scoprire quelle che sono le ricchezze archeologiche che ci offre la Via Flaminia. Quindi non perdete questa grande occasione, una rete che si è costituita e si sta rafforzando a servizio dei tanti cittadini e anche dei turisti. Siamo qui adesso nel Museo della Via Flaminia, che è un po' il punto di partenza di questa rete, ma vi aspettiamo in tutte le tappe.